Siamo veramente soddisfatti e prima di tutto devo ringraziare tutta Pavia Sviluppo e la Camera di Commercio per l'aiuto che ha fatto e come ha organizzato questo evento, ma la cosa più bella è essere soddisfatti noi, sono stati soddisfatti le aziende che hanno partecipato e che hanno creduto a questo evento e soprattutto anche tutti gli spettatori che sono venuti alla nostra manifestazione. Circa 5.000 degustazioni tra risotti e altri prodotti tipici, 16.000 assaggi di vino e 9.000 visitatori, il 40% in più rispetto al 2022. Sono i numeri della 69esima edizione dell'autunno pavese, numeri da record che confermano l'ottimo risultato di una rassegna che ha visto anche il tutto esaurito per i 40 eventi proposti. L'impegno per la promozione del territorio però non si ferma, anzi, la Camera di Commercio assieme al Comune di Pavia promuove una collettiva di 6 aziende locali alla Fiera di Rimini durante il TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. Un evento di 3 giorni durante il quale si incontreranno enti e istituzioni, tour operator, agenzie di viaggi, rappresentanti delle strutture ricettive e di tutte le altre realtà che ruotano attorno al mondo del turismo. L'anno scorso è stato l'anno zero, quest'anno veramente abbiamo organizzato un programma molto importante e una presenza di aziende molto importanti, diciamo tra le migliori del nostro territorio nel reparto turistico. E lo stand sarà veramente molto bello, di impatto, preparato da Marco Lodola, che ricorderà la battaglia di Pavia per prepararci a questo evento di 500 anni della battaglia di Pavia, per far conoscere non solo l'Italia ma anche al di fuori dell'Italia l'importanza di questo evento. Sì, è il secondo anno che noi partecipiamo in collaborazione con la Camera di Commercio alla TTG Travel Experience, quindi è la fiera più importante del B2B per quanto riguarda il turismo. Era importante che Pavia ci fosse, ci abbiamo tenuto e ci abbiamo creduto insieme. È una collaborazione con Camera di Commercio che ci vede su diversi tavoli, avremo anche gli stati generali dei cammini, ci sarà un protocollo sul turismo proprio per valorizzare sempre di più Pavia e il suo territorio